Grazie davvero. Mi dispiace solo che c'è una sistemazione delle luci o del buio che non mi consente di guardare tutte le persone, di salutarle e, come mi piace dire quando le cose ci vanno bene, di sedermi sui vostri occhi, però davvero grazie. Grazie perché avete colto il valore e l'importanza di questa giornata all'interno di mesi di impegno e di duro lavoro per questa battaglia referendaria. Grazie a Luca, come avete ricordato tutti, non è facile togliere una giornata di lavoro dalla sua agenda istituzionale. Luca Lotti sintetizza la voglia di fare di questo governo nazionale e tante volte sono stato da lui, come sa bene Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro, Peppe Di Pangrazio che è in prima fila ed altri amici consiglieri regionali che mi sentono, mi vedono riportare notizie o lanciare questioni all'attenzione del governo del paese. Luca, noi abbiamo voluto testimoniarti che c'è l'intero Abruzzo del PD, del centro-sinistra, e una comunità ampia che ti sta dicendo di sì, così come è giusto che sia, vista la partita che è in campo. Non è una questione di amicalità quella per la quale ci siamo mobilitati, ma è la consapevolezza della gravità della partita. Lo hanno detto bene quelli che hanno parlato prima di me: Franco Marini con la sua esperienza, Stefania con la sua potenza di effervescenza che sta riguardando tutte le piazze, Marco Rapino, Marco Alessandrini anche. Perché è una partita così rilevante, così delicata, così impegnativa, tanto che ci convoca tutti? Intanto perché sono 30 anni che volevamo arrivare a questo punto. Sono 30 anni di parole, 30 anni di articoli di stampa, 30 anni di convegni e di dibattiti, di prese di posizione anche dell'Accademia e della Iniziativa Politica Nazionale. Per la prima volta noi arriviamo sul punto che mancano centimetri per fare in modo che la Carta Costituzionale sia aggiornata, ammodernata, per fare in modo che il sistema paese funzioni di più e corrisponda alle domande dell'economia, delle persone, dei territori e delle imprese. La critica qual è in definitiva? C'è il rischio che con questa riforma aumentino i poteri e diminuiscano le garanzie. È una lettura ideologica, viziata, è una lettura dell'altra parte che vuole infangare e impaludare il cammino di questa riforma. Voi sapete che ogni giorno ho la cura e l'attenzione per il calendario cattolico. Nella mia agenda quotidiana metto chi è il santo del giorno. Nella giornata di ieri era Santa Edvige. Caro Luca, è una santa particolare, a parte essere duchessa di Polonia e di Slesia, è colei la quale tiene lontane le bugie. Il suo carisma è l'allontanamento delle bugie. Ora io voglio raccogliere la protezione di questa santa che ha riguardato la giornata di ieri e allontanare le bugie. La prima questione: aumentano i poteri verticalizzati e diminuiscono le garanzie? Assolutamente no, poiché circa i poteri c'è una precisazione dei poteri, c'è una precisazione delle competenze. Io sono qui e mi sento molto impegnato. Io volevo fare una delibera di giunta regionale per coinvolgere la persona giuridica della regione. Poi Matteo Renzi mi ha detto: aspetta, riflettiamo, vediamo le conseguenze. Ma per dire come l'ordinamento regionale concorre a dire vogliamo una precisazione delle competenze. E non è possibile, per esempio, che siamo diventati i mittenti di grande parte del contenzioso costituzionale che c'è davanti all'Alta Corte, perché le competenze si sfarinano ad un certo punto e ad una certa altezza. E guardate che le competenze imprecise allontanano gli imprenditori e gli investitori. Io, per il lavoro che faccio, per la responsabilità che ho, per l'impegno che profondo ogni giorno, tante ore al giorno, mi capita di parlare con le imprese. Molte imprese sono presenti qui e ci saranno dopo e sempre accanto a noi, e mi rivendicano il bisogno che l'agenda della realtà Italia sia un'agenda a competenze precisate, a poteri resi netti, adeguati, certi, definiti. In
in maniera tale che un imprenditore sappia con chi interloquire e non a ripetizione deve interloquire più volte con più livelli di governo. E la seconda cosa che è assolutamente necessario precisare, questa rivoluzione dell'esigenza che ha il governo di dare data certa al suo prodotto legislativo. In passato era un safari dei decreti legge, che nei fatti spostava in capo al governo molta parte della competenza di produzione legislativa. Adesso si pone solo il tema della data certa, ed è una questione che per esempio noi in Regione abbiamo posto, grazie alle abilità di Camillo, di Peppe Di Pagrazio, di Luciano e di altri amici che ci aiutano nello sforzo di governo della Regione Abruzzo, ed è bene che si ponga anche a livello nazionale. Vedete, io sollevo anche come una grande necessità quella che si stabilisca anche il superamento di questioni che tante volte noi abbiamo detto nei convegni: riduciamo il numero dei parlamentari, e accade con questa riforma. Riduciamo il costo della politica, e accade con questa riforma. Facciamo in modo che si superi il bicameralismo perfetto, e accade con questa riforma. E ancora, si inserisce per la prima volta nella Carta Costituzionale quel duale principio di efficienza e responsabilità nell'azione della pubblica amministrazione. Guardate che è una stella polare che è mancata in 60 anni di cammino amministrativo pubblico. E ancora, facciamo sì, per esempio, che anche dal punto di vista di ciò che noi abbiamo raccontato, ma è una forzatura che Renzi fa perché vuole allocare se stesso in alto senza essere più discusso. L'accordo riguardante la riforma della Carta Costituzionale era una pietra miliare dell'accordo di governo. Non è vero che lui lo ha inventato strada facendo, era nella partita dell'inizio di questo cammino, ed è un cammino, quello che lo ha riguardato, che all'inizio ha avuto proprio l'incertezza dell'esito elettorale, l'incertezza del come comporre ciò che andava fatto. E come si fa davanti alle questioni così contraddittorie che si presentano? La classe dirigente mette in campo un'azione riformatrice che riguarda tutti i settori dell'agenda quotidiana di governo. Si è riformato il mercato del lavoro, si è riformato il sistema della pubblica amministrazione, si è messo mano anche alla responsabilità civile dei magistrati. So che ci sono magistrati in aula e sanno qual è l'atteggiamento laico che io ho su questi argomenti, ma non c'è stata una materia di rilevanza collettiva che non abbia visto l'impegno in questi 27-28 mesi di governo all'altezza della sfida, dei tempi e delle questioni. Mancava poi la partita della Carta Costituzionale per renderci europei, definitivamente europei. Io, caro Luca, mi impegnerò molto nei giorni che rimarranno a riconoscenza del lavoro che avete fatto, a riconoscenza anche del fatto che ogni volta che la Regione Abruzzo aveva una questione, emergenziale o meno, vi abbiamo, ti abbiamo sempre trovato e trovati. Stefano lo ha ricordato, in questo momento Regione Abruzzo ha un master plan approvato, coperto finanziariamente, amministrativamente, che ci consente di dare prospettiva e ambizione a questa regione come cercavamo da decenni. La partita dei depuratori ha trovato copertura nel rapporto con questo governo. I depuratori di questa regione finalmente verranno completati, efficientati e messi in funzione, il che significa non il sorriso dei geometri solo o degli architetti o delle imprese, ma il sorriso delle acque fluviali e del mare. Così come la partita delle grandi infrastrutture dell'economia dell'acqua, i porti, l'aeroporto di Pescara ed Abruzzo si è trovato certezza di vita, e per l'idea che hanno questi giovani al governo del paese, che hanno declinato il potere che la cittadinanza ha dato loro attraverso il ruolo del partito e dei partiti, e che ha permesso per esempio all'Abruzzo di dare soluzione ad un affanno micidiale mortale che riguardava l'aeroporto di Pescara con la vicenda dei voli low cost, che era nei fatti cessata. La persona intelligente che abbiamo nel consiglio di amministrazione della Saga mi diceva: non c'è nulla da fare. Poi, grazie al lavoro di Nicola Mattoscio, che ha ricostruito all'uncinetto la vita di questo aeroporto, grazie alla disponibilità normativa del governo del paese, di Matteo Renzi, Luca Lotti, Graziano Del Rio, siamo riusciti a rimettere in pista il diritto alla connettività aerea, che è la velocità che significa il mondo, l'ingrandimento dell'Abruzzo. Questo quanto vale
nell'avvicinamento alle regioni da scrutare e agli argomenti da conoscere. Questa è la ragione per cui sto qui, oltre alla materia della Carta Costituzionale, che mi prefigura com'è che può essere ancora di più meglio se l'azienda e l'agenda del governo possono essere messi nella condizione di fare più velocemente, più adeguatamente. Quello che ho visto in questi 27 mesi, io ho qualche anno di ruolo pubblico, non l'ho mai visto, non l'ho visto con D'Alema quando stava al governo della Repubblica Italiana, non l'ho visto con Enrico Letta, non l'ho visto con Romano Prodi. Ogni volta che c'è un tema andiamo a Palazzo Chigi attraverso i livelli della liberal democrazia italiana, la conferenza Stato-Regioni, la conferenza delle regioni, il rapporto anche personale e politico, e trovo attenzione. Ma che cos'è che consente a un territorio di diventare centro? I canali della rappresentanza, e noi attraverso la Carta Costituzionale che aggiorniamo riprecisiamo le modalità con le quali si dialoga con il vertice, il Senato delle regioni. È una conquista logica, intelligente. Diminuiscono le competenze regionali, aumentano le occasioni di presenza, di interlocuzione competitiva, di dialogo competitivo. È straordinario, è la Germania che accade in Italia, è il rapporto fruttuoso che c'è tra Madrid e Barcellona nel rapporto regione-governo del paese. E qual è il problema? È la lettura ideologica, politicista, di parti che cercano la rivincita. Allora, come si fa su questo fronte? Cari amici che siete qui, cari cittadini, so che ci sono molti liberi professionisti, dirigenti d'azienda, persone che anche hanno una sconnessione con l'appartenenza partitica. Fate in modo che si possa entrare nel merito. Io tante volte penso che la politica di qualità è quella che entra nel merito, che prende le misure, dà le proporzioni. Ma è immaginabile che uno davanti ad un lavoro definito, pronto, articolato, che entra nei dettagli, prenda in considerazione come parte distruttiva non un'altra proposta, ma un no. Un no che azzera 30 anni di articolazione piena di carte in tutti i due rami del Parlamento. Io mi ricordo ancora quel gentiluomo, quasi cavuriano, di Aldo Bozzi, quando si incamminava per gli ambienti costituzionali della nostra Repubblica a convincere che c'era ragione per cambiare le regole di fondo del Paese. Ci riusciamo, ci riesce un sindaco che diventa capo del governo, con un carico di energia. Io lo dicevo anche nell'incontro che abbiamo fatto a Teramo, io sono stato di idee plurali circa il sostegno al vertice della classe dirigente del PD. La prima volta che si è votato all'interno, io ho avuto un giudizio, diciamo, di sostegno a ciò che c'era prima. Ho usato anche un appello, stancamente ho sostenuto ciò che c'era prima, perché mi sembrava una specie di tributo al consolidamento di ciò che c'era. Vediamo se si precisa il quadro. Poi, quando ho visto, abbiamo sostenuto il merito, è stato prevalentemente di Renzi e vostro, questo gruppo di giovani che ha contaminato di sé l'Italia. Adesso sono un convinto sostenitore perché ho visto come ridà la palla questo rapporto tra governo centrale e territorio. Io su questo vi dico, ma come si fa a non riconoscere, per esempio, come abruzzesi, che con questo governo abbiamo risolto il tema, ascoltatemi bene, Ombrina non si è fatto perché con questo giovanotto, con Renzi e con altri, abbiamo trasformato il referendum posto da noi in una norma nuova. Con questo abbiamo costruito il master plan, 1,5 miliardi di euro per l'Abruzzo. Siamo usciti dalla sanità commissariata articolando un lavoro a quattro mani, regione e governo del paese, Zuccatelli, Silvio Paolucci, Angelo Muraglia, i direttori delle ASL. Ma se ci fosse stata la sordità del vuoto della norma precisa e dettagliata, mai ce l'avremmo fatta, perché c'è stato un governo che ci ascoltava, capace cioè di vedere il territorio non come il luogo dell'odio, ma della vita e della vitalità. E anche quando la norma non era dentro di sé chiara e precisa, mi hanno detto, ci hanno detto, scriviamo insieme il dettaglio, vediamo come fare. Ti ricordi ad agosto, tu mi messaggiavi, non è possibile a questo Consiglio dei Ministri, lo facciamo al prossimo, perché mancavano i precedenti. Allora che si vuole fare? Qual è la credibilità con la quale chiedono loro dateci una mano di legittimazione ulteriore? Quello che hanno fatto in questi 27 mesi. Io vi chiedo di mobilitarci, chiedo ai parlamentari presenti, ai consiglieri regionali, di superare questa specie di appalto
che all'inizio noi avevamo dato alla classe dirigente nazionale. 4 mesi fa si pensava che fosse una corrida o televisiva o solo del livello nazionale, e non che riguardasse le classi dirigenti territoriali, quella fertilità che poi riguarda anche le persone. Devo dire che siete stati molto generosi, tu sei stata molto generosa, Stefania, e anche altri si sono attivati. Io vorrei che su questo si facesse una battaglia come si fa per esempio in America, quando c'è in campo il meccanismo di funzionamento dello Stato. Tutte le famiglie, i giovani, i ragazzi, le comunità anche che fanno ricerca. Io voglio ringraziare i rettori che sono qui. Ringrazio Luciano D'Amico, Carmine Viglio, credo che ci sia anche un rappresentante dell'Università dell'Aquila. È chiaro che non sono le università, sono le persone fisiche, però è interessante questo andare oltre la porta, affacciarsi alla finestra, andare a vedere, perché non stiamo discutendo delle lampade votive di un cimitero o degli usi civici di Foggia, discutiamo delle regole di fondo del nostro paese. Luca, noi aiuteremo questa partita, ci profonderemo, ci scaglioneremo, come si diceva il 49, per fare in modo che tutti capiscano, azzeccando le vocali naturalmente. Molto faremo nei prossimi giorni. A te chiedo, caro Luca, continua a seguire questa regione e il cammino ambizioso che ha davanti a sé. Questa regione vuole essere territorio di destinazione delle imprese. So che si scrive sempre meglio su questo fronte. Noi dobbiamo fare norme ulteriormente semplificate per fare in modo che i territori che sono capaci di dire sì possano dire sì alle imprese che vogliono investire. Dobbiamo fare in modo, Luca, che le città che hanno siti industriali, che hanno cessato di produrre vitalità industriale, possano essere bonificati in maniera semplice, senza una legislazione incomprensibile, raccapricciante. Su questo continuiamo a lavorare. L'Abruzzo c'è. Buon lavoro, una grande stretta di mano a Renzi, a te e a tutta la vostra squadra.